Ragazze e ragazze, benvenuti sul mio canale. No, non vi mettete paura, ho tagliato i capelli. Ebbene sì, ho... Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Tagliato, li ho fatti corti per dare, diciamo, un'aggiustatina un po' ai miei capelli che erano leggermente sfruttati, nel senso faccio sempre il colore e tutto, e quindi... diciamo si sono un pochettino rovinati e quindi l'ho dovuto tagliare e la mia parrucchiere mi ha fatto questo taglio tramite anche la collaborazione della mia migliore amica, che gli diceva taglia, 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 e mi ha tagliato i capelli. Non sono truccata, sono leggermente abbronzata, ho l'herpes, quindi ho messo soltanto una matita tanto per darmi un tono, ma non sono truccata. E niente, vi volevo fare il video per quanto riguarda alcuni acquisti che ho fatto da AliExpress. Sono tantini, infatti non lo so se lo dividerò in due parti, quindi lo vedrete se sarà tipo parte prima, parte seconda, perché ho preso delle tante cose, quindi vi farò un video, credo che, cioè non lo so per quanto possa durare. Allora, prendo il sacchetto, l'ho messo qua dentro perché veramente sono tantissimi, veramente tanti. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, siccome ho comprato gli occhiali da vista e gli occhiali da sole, quindi mi serviva una custodia, diciamo, più semplice, normale, diciamo, proprio come mi piace a me, e ho preso questo qua, che sono ovviamente dei portaocchiali abbastanza grande, con la cerniera, qua ha la zip e in più ha il gancetto per attaccarlo nella borsa, e l'ho preso viola perché due paia di occhiali, quindi uno è viola e l'altro è nero con il pupazzetto di Mickey Mouse dorato. Vedete, sono uguali, solo uno è viola e l'altro è dorato. Questo è nero e dorato, come vi ho detto c'è la zip, si apre ed è così grande, ci entrano benissimo gli occhiali. Poi vi farò il video dove vi faccio vedere sia questi occhiali, vabbè, che questi già li state vedendo, e quelli da sole. Comunque sotto vi metterò poi il link di tutte le cose che vi faccio vedere. Poi pesco a random dentro il sacchetto e cosa... questo è il porta telecomando. Per quanto riguarda il porta telecomando, ho preso sia questo che quello per la televisione, per il digitale terrestre, no, per la televisione. Questo qua è per per l'Apple TV. Io sotto nella mia stanza ho l'Apple TV, che l'ho attaccata alla televisione tramite l'iPhone oppure il tablet, l'iPad, riesco a vedermi video a schermo, diciamo, grande, nel senso della televisione. E quindi, siccome il telecomando è piccolino, in caso vi metterò la foto, ho comprato questa custodia che è in silicone. Vedete la forma, non so se si vede. Io la vedo qua, ha la forma qua e i due tastini qua sotto ed è identico a quello, infatti io l'ho preso proprio apposta, e da qua dentro si dovrebbe entrare il telecomando. E quindi questo, mi serviva questo porta telecomando in silicone, perché se per caso cade, perché io lo metto nel comodino, però se per caso cade, perlomeno è protetto. Infatti non so se si vede, qua c'è la mela, vedete? La mela. Ed è molto molto carina questa cosa, perché questi telecomandi servono, cioè le custodie servono, perché c'è il rischio sempre che cade il telecomando. Quindi vi sto prendendo anche, come vi ho detto poco fa, questa qua, che è la cover del telecomando del digitale terrestre. Ed è fatta così, è sempre in silicone. Per metterla, credo che... perché questa l'ho presa sia per me che per mia sorella che per mio padre. Per metterla nel telecomando di mio padre, che è abbastanza largo, cioè mia sorella ci ha messo quasi mezza giornata. Andrea vi saluta perché lui mi voleva far spaventare.
motherfucking eagle double G. Snoop Dogg. Mi mette dietro il separè e mi voleva fare spaventare, vero? Vero. Saluto a tutte le ragazze, ciao a tutte le ragazze. Sì, ma se tu ti abbassi ti vedi. Ciao a tutti. Ciao a tutte. Adesso Andrea se ne va perché ha da fare, vero che hai da fare? Sì che hai da fare. Però non mi fermare più perché ho pochissimo tempo, va bene? Come vi stavo dicendo, ho comprato anche questi in silicone per il telecomando del digitale terrestre e l'ho preso per me, per mio papà, e per mia sorella. Poi è venuta l'altra sorella e fa, cioè, a me serve pure, paf, te se l'è preso. Me le ricordo perché loro mi dovevano dare i soldi ed era 75 centesimi ognuno. E quando mio padre l'ha visto indossato al suo telecomando, gli è piaciuto tantissimo e quindi ne ha voluti ordinare altri, perché altri. Perché essendo che certe volte quando vengono i miei nipoti buttano l'acqua, la qualsiasi cosa, è caduta, sarà qualcosa perché lui cioè, è un pochettino maldestro e quindi lo stava sporcando. Infatti col fatto che gli è caduto qualcosa addosso, cioè sopra il telecomando, non si è rovinato, quindi sono ottimi, io li consiglio. Poi sono tipo silicone, non lo so, per metterli vi do un consiglio, perché veramente li dovete tutti girare al contrario, tipo così, ma proprio fino a qua, come si mettono le calze tipo troppe, quelle aderentissime, girarlo fino a qui e poi inserire il telecomando e poi svoltarlo tutto, perché è veramente difficile, perché è proprio stretto. Comunque andiamo avanti, peschiamo un altro. Ah, sapete tutti che io non so mettere le liner e quindi per me è una ricerca continua su un aiuto per mettere questo benedetto eyeliner. Io non ci riesco, e nemmeno con... ho comprato svariate cose per quanto riguarda le liner, ma non ci riesco, è più forte di me. La prima cosa che ho preso è stato questo, aspettate, forse l'ho messo al contrario, sì. Ed è questo qua, che qua nel dépliant vi fa vedere come si mette le liner e tutto. Ebbene, io non ci sono riuscita lo stesso. Non ci riesco, è più forte di me, sarò io ciompa proprio. Ma non mi viene bene, non mi viene assolutamente bene. Adesso guarderò altri video perché ci sono delle ragazze che hanno comprato questo e hanno fatto dei video che diciamo spiegano come si utilizza e tutto, e vediamo se riesco. Non vi assicuro niente. Poi sempre pescando da qua dentro ho preso due pennelli simili a quelli della MAC. Sono questi qua, i pacchettini sono così, io ve l'ho lasciato nei pacchettini proprio per farvi vedere anche come arrivano. I pennelli sono questi, dovrebbero essere identici, ma ovviamente identici non sono. Se voi ci fate caso, questo è più lungo e questo invece è più largo. Li ho lavati, non hanno perso peli, anche se si vede qua qualche pelucchio, ma non hanno perso peli. Non fanno nemmeno puzza, beh, io l'ho lavate. E sono, c'è scritto 239 come codice nel pennello, 239, sono dei pennelli di applicazione sfumatura. Siccome alcune ragazze americane l'hanno identificati come dupe del 217, se non mi sbaglio, della MAC, quindi l'ho voluti prendere. Ed erano accoppiati a 2 a 2 e quindi ne ho presi due. Poi, mi si è rotto il... mi viene di dire tipo, siccome ogni cosa ha un suo perché,
Mi si è rotto il cavalletto della videocamera, infatti gli ultimi tutorial che avete visto li ho fatti appoggiando la videocamera e mi veniva difficile perché o non accentuavo, diciamo, non mettevo dritta la videocamera, oppure la mettevo troppo lontano, oppure di qua, oppure di là, mi veniva malissimo. Quindi ho preso, siccome la mia videocamera pesa meno di un cellulare, veramente, meno di un cellulare, ho preso il cavalletto proprio dei cellulari, così da facilitarmi anche l'appoggio, che lo metto dietro di voi, cioè dietro questa videocamera, e mi viene più facile perché... Scusate, ma mi guardo spesso perché non sono ancora abituata a vedermi con questi capelli. E mi sto dicendo, lo metto dietro la videocamera, quindi mi viene dietro lo specchio e credo che mi debba venire anche meglio registrare tutto. E il cavalletto, quello piccolo piccolo piccolo, proprio queste sono le dimensioni del cavalletto. Ovviamente si diventa più grande proprio di poco, vedete? Di poco, proprio è adatto diciamo, ai cassettini che ho dietro, è proprio preciso, 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 preciso. Questo è il cavalletto e qua c'è l'adattatore se volete mettere tipo il cellulare. Siccome io metto la videocamera, la metto qua, vedete c'è una vite, l'avvitate e la videocamera rimane. La potete anche abbassare perché c'è questo che si muove, ma io lo metto dritto perché mi serve, la videocamera mi serve dritta. E questa qua è molto utile perché questo, al contrario del treppiedi che io ho adesso, perché questo l'ho comprato pure, però l'ho comprato dai cinesi, in caso poi vi farò un video a parte dove vi faccio vedere anche questo cavalletto. È abbastanza grande, nel senso il piede, questa parte qua è abbastanza grande, quindi mi ingombra lo spazio che io ho per truccarmi. Invece questo, mettendolo dietro, mi viene perfetto. Il costo, che ve lo dico a fare, è pochissimo. Poi andiamo avanti, passiamo da qua dentro. Cos'è? Sempre per quanto riguarda, non ci facciamo mai mancare niente per mettere le liner, ho preso questi due stencil e niente, nemmeno su questi sono riuscita a fare la riga dei liner. Uno è così e l'altro è così. Niente, non ci sono riuscita. Adesso guarderò, come vi ho detto poco fa, alcuni video, vediamo di... non lo so. Io proprio sono negata per mettere le liner, io non ci riesco. A me piace, nel senso, io li vedo da tante ragazze ed è carino, già escono tipo soltanto con le liner e sembrano truccatissime. Io ad esempio ho solo la matita sulle labbra, sempre perché ho l'herpes, ma non ho niente perché sto sudando come una pazza. Ma mi sarebbe piaciuto fare una riga dei liner e, diciamo, sembrare più decente. Questa è la cover, si può dire così, la cover della tastiera dell'iMac. Ovviamente non potevo non prenderla viola. Preferivo, tipo, per non sporcare, perché essendo bianca la tastiera, mi seccava se si sporca, cioè a me secca quando una cosa si sporca. Io sono molto particolare anche per le scarpe, che so, se qualcuno mi pesta i piedi io rischio di staccargli un braccio, non lo so. Perché a me dà fastidio chi mi sporca le cose, nel senso, tipo le scarpe, le mie cose non si devono toccare. Sono forse troppo ossessiva. Ma che lo sa? Niente, comunque ho comprato questa ed è la tastiera dell'iMac. Volevo anche la custodia per, diciamo, proteggere l'iMac, ma quella lo farò da sola perché ho comprato il panno Lenci e quindi lo farò da sola con la scritta e tutto. Quindi poi vi farò un aggiornamento per la mia postazione, vi farò vedere come viene tutto. Comunque, un bel like per quanto riguarda la tastiera viola. Non potevo non prenderla viola. Non potevo.
Comunque ho preso questa. Poi un'altra cosa che vi faccio vedere, qui ne ho presi due. Io i video glieli do alla mia migliore amica perché me li monta lei e tutto, quindi ogni volta gli do le chiavette. Siccome io certe volte, tipo come oggi, ho tempo e allora cerco di fare uno o più video, molto spesso non glieli metto soltanto in una chiavetta, ma gliele metto tipo 2-3 in ogni chiavetta. Quindi mi servivano. E ovviamente, essendo io una persona molto sobria, semplice anche nei miei gusti, proprio semplicissima, non potevo non prendere delle chiavette, diciamo, sobrie. Ho preso queste due chiavette, una è di 16 e una è di 32. Questa è di 16 e questa è di 32. Ovviamente, come vedete, c'è Minnie rosa e Minnie viola. Perché ho preso questo tipo di chiavette? Siccome le chiavette che ho io sono tipo nere, rosse, bianche, così, e qualcuno dei due maschi che ho, chissà perché gli servono sempre, o per quanto riguarda i PowerPoint che Andrea ha portato a scuola per l'esame di terza media, Carmela a scuola gli serve un'altra chiavetta, Andrea di qua. Io non ricordo più di avere tante chiavette, ne avevo 5, adesso forse ce n'ho 2. Quindi ho deciso di comprarmele e di tenermele per me, e sono sicura. A che dirvi, a 100%, a 1000 per 1000 che queste non le toccheranno. Mai. Perché sono femminili. Allora, io le spazzole devo comprare rosa, perché rosa non le toccano. Ogni cosa la devo comprare femminile, perché sennò mi si prendono tutti. Mi si prendono le pinzette, le forbicine, tutto, si prendono tutto. Comunque, la chiavetta è così, dovete staccare la testa di Minnie e qua avete la chiavetta e questa è la custodia. È molto molto carina, a me piace tantissimo. E queste due, Minnie Pink e Minnie Violet, staranno qua nella mia postazione e mi faranno compagnia per quando devo, diciamo, mettere i video qua dentro e poi darle alla mia migliore amica. Sono veramente troppo pucciose. Se funzionano bene, ne prenderò altre due e prenderò gli altri colori che mi piacciono tanto. Adesso li posiziono qua che sono veramente carine. Sono delle sorelline. Che duce! Comunque, poi, sempre per quanto riguarda video che guardo in giro, ho visto questo contenitore qua. Adesso non è che ci ho capito qualcosa, però. Oh, che descrivono menzo. Venuta tipo la scrivo. Non ci ho capito molto su questo oggetto, però loro lo identificano come pulitore di pennelli, per pulire pennelli, ed è questa latta così. Io sinceramente credevo che all'interno ci fosse un liquido per pulire pennelli. Così, vedete, c'è una specie di spugna a rete, così vuoto, e questo. Cioè, non so cosa significa questa cosa, può darsi che soltanto strofinandolo qua si pulisce il pennello, ma mi sembra strano. Quindi se qualcuno ne sa più di me, per favore me lo dica, perché io non so, perché proprio si vedeva il link è dove tipo c'è la pulizia del pennello e quindi, cioè, non lo so, può essere che si pulisce così senza liquido e senza niente, non lo so. Di queste ci sono rimasta un pochettino strana perché, cioè, non capisco la. So, io l'ho comprato per pulire i pennelli velocemente dopo un'applicazione, queste cose qua. Non lo so, scrivetemi un commentino qua sotto se ce l'avete o sapete come si usa. Un'altra cosa, sto avendo problemi di salivazione. Comunque,
Un'altra cosa che ho preso, che non ricordo cosa ho preso. Ah, sempre per quanto riguarda l'eyeliner, ho preso anche questo oggettino per non farci mancare niente, perché sai com'è, dice, ah, ma quello è buono, quello è buono, quello abbiamo preso tutti. Ed è questo qua rosa, no, così si vede già. Questo qua rosa, che anche questo dicono che sia per mettere l'eyeliner, e nemmeno con questo ci sono riuscita. Ora voi dite, guarda, sei tu che non sai fare un caspita. E vi do ragione, perché non ci sono riuscita, quindi qualche motivo ci deve essere. Sto sudando come una maiala. Poi, andiamo avanti, cosa c'è? Ah, si è rotto il mouse. Io il mouse ce l'ho rosa, semplice, non lo so, forse vi ho fatto vedere un video dove vi facevo vedere il mouse, un semplicissimo mouse e tutto. E niente, siccome si è rotto, non fa più contatto, ne ho preso un altro e l'ho mandato a prendere ovviamente tramite AliExpress, e ovviamente l'ho preso viola. È semplicissimo, ve lo faccio vedere soltanto così perché è veramente semplice semplice, un mouse normale, però è viola, l'unica cosa che è viola. Poi le ultime due cose, abbiamo finito per oggi. Sì, yeah. Le ultime due cose ve le faccio vedere. Allora, io come spazzolino ho il L'Oreal B, che è quello elettrico che gira, eccetera, eccetera. Ogni volta per comprare le testine, veramente costavano un bel po', cioè costano un bel po', se non mi sbaglio 9 euro due testine. E devo dire la verità, per me anche troppo. Sapete tutti che le testine si cambiano ogni 3 mesi e quindi li dovevo cambiare proprio assolutamente. Già le avevo acquistate, però ho pensato di voler risparmiare, e sempre tramite i video delle americane ho visto una ragazza che ha comprato queste testine su AliExpress. Adesso potete dire la qualunque, nel senso che è schifo, dell'Express e tutto. Io ovviamente le testine prima di utilizzarle le lavo. Comunque mi sono costate pochissimo e ho preso 24 testine, che sono queste qua, vedete? Io ho preso quelle a rondelle perché era quella che, diciamo, utilizzo di più. Non prendo quella dritta proprio da dentifricio. Ho preso queste perché sono quelle che io utilizzo di più. Ve li faccio vedere, che sono queste qua. Sono identiche, proprio identiche a quelle della Oral-B, e quindi le ho voluti prendere. Ce ne sono 24, quindi considerate uno ogni 3 mesi. Ho voglia di, perché lo utilizzo solo io, gli altri hanno lo spazzolino, quindi posso utilizzarlo tranquillamente, e quindi ottimo, ottimo, ottimo. Il prezzo non era nemmeno caro. L'ultima cosa che vi faccio vedere, di questo sono veramente orgogliosa, l'ultima cosa che vi faccio vedere è arrivato in questo pacco, così, tipo sacchetto dell'immondizia. E ho preso una cosa, io ho quella della Philips, però ho visto una ragazza che l'aveva comprata e quindi l'ho voluta prendere anch'io, proprio per provarla. E a dire la verità, io l'ho vista e ho visto anche quella originale, anche la mia amica ha visto quella originale, e sinceramente non notiamo differenza. Di cosa sto parlando? Sto parlando del Clarisonic, yes! Ed è questo qua, bellissimo. Vabbè, la scatola è un po' rovinata, però il Clarisonic è lui, cioè perlomeno dal video e tutto sembra lui. Ed è questo. Adesso ve lo faccio vedere in tutte le particolarità. Allora, questo è il Clarisonic, è Clarisonic Mia 2, è bellissimo, è rosa, rosa. Qua abbiamo la testina, veramente morbida la testina, veramente, veramente morbida. È fatto bene, vedete?
Si sente il rumore? Per me è identico, veramente identico. Qua c'è la custodia, poi c'è il coso qua, come si chiama? Che c'è il caricabatterie, ovviamente, che si deve montare, tutto, vedete, qua c'è l'attacco, tutto che si deve montare. C'è anche il gel cleanser, questo qua. Poi c'è anche la custodia per portarselo dietro, che è questo qua. Io ho aspettato nell'utilizzarla perché nel senso di inserirlo qua dentro, metterlo sotto nel bagno perché è lì che mi faccio la pulizia del viso, proprio perché vi dovevo fare il video e quindi li volevo far vedere tutte nello scatolo com'erano. Io sono rimasta contentissima, è abbastanza, non è proprio pesante pesante, però è molto carina come cosa. Poi mi piace il fatto che si carica, perché quello della Philips non si carica, nel senso è come si dice, quello della Philips è con le batterie, quindi dovete comprare le batterie. Io lo sto utilizzando ancora, perché ancora utilizzo quello, ma siccome siamo in due che ci facciamo le pulizie del viso, nel senso io e mio figlio Carmelo, automaticamente me ne sarebbe servito un altro urgentemente. E quindi l'ho preso al volo. Aspettate che lo rimetto qua dentro. Niente ragazze, per quanto riguarda questo video haul di AliExpress finisce qua. Adesso credo di avere un pochettino di tempo, vi farò alcuni acquisti vi farò il video di alcuni acquisti di make-up. Niente ragazze, scrivetemi qualcosa per quanto riguarda questo, se ne sapete voi qualcosa, aiutatemi perché io non ne capisco niente. Per quanto riguarda l'eyeliner, ditemi qualcosa, aiutatemi. Mettetemelo voi, per favore. Venite a casa mia una alla volta e mi mettete l'eyeliner. Niente ragazze, che dirvi di più? Spero che i miei acquisti di AliExpress vi siano piaciuti, spero di entrare soltanto in un video per questi acquisti qua, perché ne farò altri, perché ho acquistato altre cosine. E quelli. E niente ragazze, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio, ditemi cosa ne pensate di questi capelli, mi piacciono, i miei capelli mi piacciono. Detto che sembro più piccola. Sembro una di 15 anni. Una di 20. 25. Ne ho 36. Non esageriamo, perché non dobbiamo esagerare. Comunque, io vi mando un grosso bacio, vi saluto e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!